saw something no one was meant to see. They took someone very precious to me. Now, I'm coming for them. Ho provato Watch Dog grazie all'evento organizzato da EveryEye. Abbiamo potuto provarlo su dei PC molto potenti con schede Nvidia e devo dire che sono soddisfatto. È sembrato valido, divertente, ricco di contenuti, mi è piaciuto come gira su PC, nettamente fluido. La città è viva, mi sembra che le potenzialità ci siano. L'aspetto grafico è veramente ottimo, le fonti di illuminazione sono veramente ben fatte. I comandi posso dire che sono molto reattivi. Si nota quanto Ubisoft si è impegnata nel rendere il tutto molto action, privo di momenti morti. Nvidia con le sue tecnologie spinge al massimo Watch Dogs e permette tutta una serie di effetti grafici altrimenti impossibili grazie anche a un speciale software del tutto gratuito che si chiama GeForce Experience, che permette di ottimizzare in maniera automatica tutti i settaggi e le impostazioni in base alle caratteristiche hardware del proprio PC. Siamo presenti con il nostro partner Next con una serie speciale di PC disegnati appositamente per i gamer che vogliono portare per esempio il loro PC in giro per i vari eventi LAN game, proprio perché per la loro compattezza e la loro potenza sono ideali per essere spostati e portati in giro. Watch Dogs, un titolo che aspettavo da molto tempo perché mancava un free roaming, a livello grafico molto bella la notte, molto belli i filtri. È un gioco che, se vi piace scorazzare per le città con la libertà di guidare un'auto piuttosto che una barca, piuttosto che andare a compiere le missioni di questo single player stupendo, vi consiglio. Approfondisce diversi aspetti dei giochi free roaming che altri giochi non affrontano, come per esempio quello del hacking, quello di spiare o quello anche di muoversi in maniera stealth. Il gioco è rivoluzionato soprattutto nel gameplay, considerando Ubisoft come la creatrice appunto di saghe come Assassin's Creed, e non vedevo l'ora che uscisse questo titolo appunto perché aveva bisogno di una boccata d'aria fresca. Finalmente anch'io ho avuto l'opportunità di provare Watch Dogs qui a Milano, soprattutto in 4K, e devo ammettere che la grafica è la prima cosa che salta all'occhio ed è quella che mi è piaciuta di più. Non vedo l'ora onestamente di provarla a casa, di giocare la storia, e provatela anche voi, soprattutto per PC, perché ne vale davvero la pena.